Presenti oltre 30.000 persone, il ministro dell'interno, onorevole Mario Scelba, accompagnato dal capo della polizia, prefetto Vicari, e dall'ispettore del corpo, tenente generale Galli, passa in rivista 3.000 militari schierati in ordine perfetto. È il 109° anniversario della fondazione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Nacque l'11 luglio 1852 per assicurare l'ordine civile negli anni in cui la nazione protendeva tutte le migliori energie al riscatto dallo straniero. Il conte Michele Benso di Cavour fu il primo vicario di polizia di Torino. L'avvocato Luigi Berti, il senatore conte Ottavio Rovera di Maria e il senatore Bartolomeo Casalis, i capi della polizia dell'Unità d'Italia. Una mostra documenta la continuità spirituale e la validità permanente delle tradizioni che da allora hanno costituito il patrimonio di gloria e di sacrificio della polizia italiana. Ogni aspetto della vita e delle attività del paese trova il suo corrispettivo in una specialità della polizia, sicché si manifesta in pieno l'intima aderenza del corpo alle esigenze molteplici e alle necessità crescenti della comunità nazionale. In questi ultimi tempi uomini e mezzi hanno avuto un ancor più vigoroso impulso per meglio essere adeguati al ritmo intenso della vita italiana. Ultima iniziativa, il servizio di sicurezza a mare. La medaglia d'oro terza al valor civile di cui il ministro dell'interno fregia la bandiera testimonia la riconoscenza della nazione per le centinaia di vite umane sottratte alle insidie del mare durante il 1960. Tradizionalmente l'annuale celebrazione della festa della polizia si svolge a Roma, ma quest'anno si è trasferita in Torino allo stadio Ruffini, nel quadro delle cerimonie intese a solennizzare il centenario dell'Unità d'Italia, per sottolineare la partecipazione viva e attiva del corpo all'unificazione e al progresso della patria. Torino e Italia 61, saluto augurale degli atleti del corpo, un ponte umano di abilità e di ardimento sul quale sfrecciano i motociclisti della stradale. Ad ogni uomo il suo cane. I cani di polizia impegnati in difficili esercizi di abilità ripetono alcuni schemi di impiego pratico. Volteggi di bandiere.
I colori d'Italia, di Torino e del corpo compongono nell'azzurro del cielo una sintesi di valori che ha il significato di un simbolo. Armoniosa coreografia, ma non è soltanto spettacolo, è dimostrazione di una profonda intesa fra gli uomini e di una maturata educazione collettiva, somma di individuali capacità tecniche e psichiche, esemplare testimonianza di alto addestramento, disciplina e coesione morale e militare. Messaggio augurale si leva dalla Stella d'Italia sulle ali di candidi colombi, trascorre nei cieli della patria sulle note delle campane di San Giusto, riconferma la fedeltà del corpo alle sue tradizioni gloriose, di silenziosa dedizione alla causa dell'ordinato e civile progredire del popolo italiano.